Nota di redazione. La presente notizia è pubblicata incompleta, in particolare priva del nome delle società coinvolte e dei nomi delle persone arrestate e indagate, in quanto la Procura della Repubblica non ha ritenuto di pubblico interesse comunicarli ai media locali. Ce ne scusiamo con i lettori. Aveva debiti erariali per 620.000 euro accumulati nel tempo e per evitare di pagarli ha messo in atto una frode fiscale portata alla luce dalla Guardia di Finanza. Così oggi, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, i finanzieri hanno eseguito l'arresto di un imprenditore di Malo e del suo consulente fiscale, entrambi posti ai domiciliari, interdetto temporaneamente l'esercizio di determinate attività ad altri 8 indagati. Effettuato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni e disponibilità finanziarie per circa 1.400.000 euro. Le indagini condotte dalle Fiamme Gialle della compagnia di Schio erano partite da approfondimenti effettuati sull'imprenditore maladense, incrociando le informazioni delle banche dati, gli applicativi in uso ai finanzieri, i documenti e le attività di osservazione e pedinamento. I militari sono riusciti a ricostruire i vari passaggi messi in atto dall'imprenditore per sottrarsi al fisco. Le Fiamme Gialle sono convinte che l'imprenditore abbia effettuato operazioni societarie straordinarie, ceduto sotto costo ad un parente l'immobile dove risiede, nonché trasferito su conti correnti esteri somme di denaro indebitamente sottratte allo Stato. Una serie di azioni messe in atto con l'aiuto determinante di familiari, alcuni prestanome e il coinvolgimento di 3 professionisti, tra cui un avvocato e 2 consulenti fiscali, uno dei quali ha coniato il cosiddetto metodo anguilla, ovvero uno schema criminale volto ad evitare il pagamento delle imposte. In particolare, le indagini delle Fiamme Gialle Scledensi hanno messo in luce una cessione del ramo d'azienda dell'originaria ditta individuale, di cui era titolare l'imprenditore arrestato, gravata da 15 iscrizioni a ruolo nei confronti del fisco, ad una prima società neocostitutiva priva di tendenze con l'erario. Successivamente è stata operata una distrazione di quegli stessi beni aziendali a favore di una terza società, comunque riconducibile all'imprenditore, che si è quindi appropriata a titolo gratuito dell'originario ramo aziendale, sottraendo in tal modo risorse alle casse dello Stato.